Signor Salvini, lei ha condiviso ieri sera sul suo profilo Facebook un servizio delle Iene in cui la Iena Nadia Toffa intervistava me e un mio amico Jacopo Bindi sulla terribile situazione che vive la città di Afrin in Siria, che è stata attaccata e occupata dal presidente turco Erdogan e dai jihadisti che lui utilizza come fanteria. E ha detto che questo dimostrerebbe che bisogna opporsi all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. E tuttavia le relazioni tra Unione Europea e Turchia esistono già e sono proprio quelle che hanno permesso questa guerra e che permettono questa occupazione militare. E si dà il caso che queste relazioni, per esempio esemplificate in 6 miliardi di euro delle nostre tasse che vengono regalate dall'Unione Europea al presidente Erdogan, siano state date per bloccare i profughi che arrivano dalla Siria, che arrivano dalla guerra e si dirigono verso l'Europa. Quindi, in realtà, se Erdogan ha potuto fare questa guerra è proprio grazie a persone come lei, a movimenti come il suo, come la Lega, a tutti quelli che in questi anni hanno continuato a cercare di far carriera politica, cercando di speculare sul problema dei profughi, e hanno indotto quindi le istituzioni europee a fare questa politica miserabile, di aiuto a un presidente autoritario come Erdogan e di dare i soldi anche con cui Erdogan costruisce il muro che impedisce ai profughi di uscire dal Rojava, dalla Siria e entrare in Turchia e poi di fare questa operazione militare che ha instaurato un nuovo Stato islamico, in Siria. Ma perché gli stati europei finanziano uno stato come quello turco, Al-Qaeda, gli ex combattenti dell'ISIS che si stanno riorganizzando, a fare questo tipo di operazione contro una popolazione civile? C'è un senso di grande ingiustizia e di grande rabbia. Inoltre, vorrei anche ricordarle che chi ha sostenuto, sponsorizzato e appoggiato l'aggressione di Erdogan e dei jihadisti alla città di Afrin è Vladimir Putin, il presidente della Federazione Russa, che lei considera il personaggio politico migliore in questo momento sulla scena internazionale e che se lei andrà al governo a quanto pare eleggerà a miglior alleato dell'Italia in politica internazionale. Quindi non capisco come lei possa scandalizzarsi della guerra di Erdogan contro Afrin nel momento in cui lei è un sostenitore di Putin, che è il vero personaggio che sta dietro le quinte di questa guerra. E tra l'altro, perché lei non dice che chi si oppone alle truppe jihadiste e turche ad Afrin e chi si oppone all'ISIS nel nord della Siria sono dei ragazzi musulmani? Questo è molto importante. Io stesso ho combattuto con questi ragazzi musulmani contro l'ISIS e sono gli stessi che stanno combattendo in questo momento contro i jihadisti e contro i turchi, forse perché lei vuole fare confusione tra i jihadisti, i miliziani dell'ISIS e i musulmani in generale. No, lo ricordi invece che sono ragazzi musulmani perché sono gli unici che davvero stanno combattendo l'ISIS e i jihadisti filoturchi. Non c'è proprio nessuno della Lega o sicuramente non c'è lei in questo momento a rischiare la vita contro i jihadisti ad Afrin. E questo tra l'altro è interessante visto che lei qualche tempo fa, speculando per l'ennesima volta su un attentato dell'ISIS in Europa, aveva pure alluso al fatto che lei avrebbe potuto andare in prima persona a contrapporsi all'ISIS in Siria. Perché non l'ha fatto? Io le avevo pure mandato un video per chiederglielo quando io stesso ero sul fronte di Raqqa in Siria, ma lei non ha mai risposto. Ho visto un tuo video io, dove tu ti copri il volto. Io, combattente italiano delle YPG. Sì, ero io e ho mandato quel video per sensibilizzare gli italiani di quello che stava accadendo in Siria in quel momento. E a questo proposito, tu, Matteo Salvini, che in questo spettacolo perdi continue occasioni per stare zitto, tu che ad ogni nuovo attentato ti cali come un avvoltoio sui cadaveri ancora caldi delle vittime per imbastire la tua propaganda da quattro soldi, per cercare di mettere le persone le une contro le altre, per additare come colpevoli dei poveracci che non c'entrano niente. Tu agisci soltanto per il tuo interesse personale, per la tua sete di potere, per la tua sete di carriera. Non avevi forse detto che saresti venuto in prima persona a combattere l'ISIS in Siria? Io qui in Siria ti ho cercato, Salvini, ma non ti ho trovato. In compenso ho trovato migliaia di ragazzi arabi, curdi, iraniani, turchi, che combattono con noi internazionali spalla a spalla contro l'ISIS, che con noi rischiano di morire, che muoiono, che perdono le gambe, le braccia, gli occhi.
E c'è anche da dire che un'altra forza, in realtà la forza fondamentale che si oppone all'ISIS, ai jihadisti filoturchi ad Afrin e nel resto della Siria del Nord, sono le YPG, e le YPG, le unità di protezione popolare e le unità di protezione delle donne curde, che sono una forza socialista. Da Afrin se ne sono andati tutti? Lì ad Afrin ovviamente continua la resistenza nella forma di guerra di guerriglia. Infatti, anche se i media turchi non ne parlano, la resistenza è molto attiva. Guardate questo razzo sparato contro una camionetta di jihadisti che presidiano la città. Aiutata da molti internazionali, molti ragazzi del resto del mondo che vanno a combattere per aiutarle contro gli islamisti e anche molti italiani. Ci sono altri italiani con te? Sì, ci sono italiani che sono qua a combattere. Peccato però che queste ragazze e questi ragazzi italiani che sono in questo momento a rischiare la loro vita per contrapporsi ai jihadisti di Erdogan o all'ISIS sono quelli che lei chiamerebbe le zecche dei centri sociali, sono quelli che la contestano ogni volta che prova a parlare in una città italiana, sono quelli che occupano le case assieme ai migranti nelle nostre città, sono quelli che cercano di unire italiani e stranieri nel nostro paese contro i danni prodotti da voi politicanti. Però la popolazione civile ormai è disperata e sta evacuando la zona con l'arrivo dei turchi. Infine c'è anche da dire che la rivoluzione di Afrin, che è stata distrutta da Erdogan e dei suoi jihadisti in questi mesi e che sta continuando però a resistere ad Afrin, è una rivoluzione confederale, cioè ispirata dall'idea che tutte le fedi, tutte le identità, tutte le religioni debbano convivere pacificamente e che si rifiuta di contrapporre l'una all'altra le identità delle persone. Esattamente l'opposto di quello che fa lei, l'opposto di quello che fa la Lega ed anche l'opposto di quello che fa l'ISIS o di quello che fa Erdogan. Quindi la resistenza contro i jihadisti e gli islamisti è portata avanti dalle stesse persone che resistono contro di lei, contro movimenti come il suo. E infine, una cosa fondamentale, ricordare che il cantone rivoluzionario di Afrin, il cantone confederale di Afrin, in questi anni, nonostante sia grande soltanto 2/3 della provincia di Torino e sia in una condizione di guerra e di povertà, ha accolto 200.000 profughi dal resto della Siria, perché quando c'è bisogno, quando le persone sono in difficoltà, le persone degne, le persone che hanno un minimo di senso di umanità, cercano di aiutarsi l'un l'altra. Quindi quelle persone, i curdi, ma anche gli arabi, gli yazidi, i turcomanni che si sono contrapposti ai jihadisti e stanno continuando a farlo, sono proprio espressione di una mentalità che è agli antipodi rispetto alla sua Salvini, agli antipodi rispetto alla Lega. Dall'altra abbiamo delle persone, una società che si sta organizzando in una maniera differente.